Fantastico, TEDx, ho visto un sacco di video per tanti anni e quindi sono onorato di essere qui. Diciamo che quando sono stato invitato qui ho avuto un pochino di problemi a cercare di capire come inviare il messaggio unendolo al tema fondamentale del TEDx, le nuvole. Diciamo che ci ho pensato un po', ma poi tutto sommato ho pensato a me. Io passo la maggior parte del mio tempo tra le nuvole a sognare. Ognuno di noi sogna, in questo momento ognuno di noi sogna qualcosa, però la cosa importante non è quello che sogniamo adesso, ma quello che sognavamo da bambini. Da dove è iniziato tutto? Beh, tutto è iniziato da sogni classici di bambini. Io da piccolo sognavo quello che forse sognano tutti i bambini, di fare il pilota, un pilota di aereo, di macchina. L'idea era quella di andare nello spazio, quindi di cercare di varcare le soglie che tutti noi sogniamo di varcare. E allora, perfetto, percorso delineato. Scuola, quella non manca mai. Accademia, Accademia Aeronautica, si va in accademia. Pilota, divento pilota. Divento pilota e lavoro tanto, faccio tanto il pilota. Vado avanti, lo spazio. Perché quello è il sogno, andare sulla Luna, andare nello spazio. Perfetto, è fatta. Non è andata proprio così. Altrimenti forse oggi vi parlerei dalla stazione spaziale. Un tarantino nello spazio, sulla stazione spaziale. Fantastico. Vabbè, però andiamo avanti, non è andata così. Ripartiamo. Questa slide si intitola Si riparte, follia e network. Perché delle volte per ripartire serve un po' di follia. Bisogna avere la spinta. Io ho avuto la fortuna di averla in casa. Mio papà, dopo 20 anni di Italsider, Ilva, ha deciso di lasciare l'Ilva e mettersi in proprio, aprire il suo studio tecnico. Dopo 20 anni quindi di progettazione meccanica, di soluzione di problemi, si è messo in proprio e ha iniziato a collaborare con un'azienda grandissima. Qui non si possono fare nomi, ma un'azienda grandissima che però passava a noi solamente problemi strani, irrisolvibili, cose rognose. E quindi noi abbiamo iniziato ad allenare il cervello, la ginnastica cerebrale nel cercare di risolvere problemi strani rapidamente. E ho iniziato a lavorare, a generare network di persone, di aziende. Ero ancora giovanotto, dopo le scuole superiori, quindi ho iniziato tanto, tanto tempo fa. E poi man mano ho creato il mio network, network di persone, di aziende, e poi crescendo ti accorgi che il network deve nascere per prima cosa in famiglia. E lì parte tutto, perché tu devi trovare le persone folli vicino a te. Quindi si crea il network, si cresce, si va avanti, e poi pian piano cresci e ti estendi alla tua città, dalla tua famiglia passi alla tua città, cresci, cerchi di spostare il network poi all'Italia e perché no, al mondo, tanto adesso è facilissimo, adesso chissà, ci vedranno da chissà quante parti del mondo. Non basta, bisogna crederci per davvero, perché quando hai creato il tuo network e hai tutto intorno a te e si sta tutti quanti vicini a cercare soluzioni, a parlare, a discutere, beh, ci devi credere perché devi trascinare e farti trascinare dal tuo gruppo. Beh, questo è sicuramente uno dei compiti più difficili, ma allo stesso tempo più semplici se nel network persone che la pensano come te, che sognano come te, che sognano, che hanno la testa fra le nuvole. Beh, poi se ci si crede, ovviamente tutto è concesso, puoi sfidare la gravità, questa immagine è importante, lo puoi fare, puoi andare avanti, ma anche questo non basta. Bisogna andare avanti e cercare strade differenti, soluzioni differenti, cercare di non stare sulla stessa scia tracciata da qualcun altro. Quindi trovare soluzioni diverse e non imporre al tuo team, alla tua squadra, le soluzioni che poi tu vorresti attuare. Perché ogni elemento della squadra deve essere libero, assolutamente. Quindi non bisogna arrendersi al di solito facciamo così, perché quello è l'inizio della fine. Facendo così, portando avanti così la nostra attività, sicuramente riusciremo a trovare tutte quante le soluzioni in tempi più rapidi, soluzioni differenti, daremo sfogo alla fantasia e
E cercheremo di non stare sul solco tracciato da qualcuno, gli stereotipi, le solite idee. Ho una figlia femmina, le faccio fare danza classica, ma magari se lei decide, ama qualche altra cosa, magari si esprime al meglio, suona la batteria. Tutto questo discorso serve per arrivare a quello che poi è il cuore di tutto quanto, l'osmosi delle soluzioni, che cosa strana. Osmosi di soluzioni significa che alla fine noi cerchiamo di trovare le soluzioni e seguiamo un metodo che è quello del system engineering. Facciamo una slide un pochino più tecnica, ma parliamo di system engineering. Il system engineering è in realtà basato su dei concetti generati dall'International Council on System Engineering, l'INCOSE. Ci dicono una cosa abbastanza semplice, complicata da attuare, ma abbastanza semplice, che è quella di prendere un problema grande e smembrarlo in tanti problemi piccolini. Quando riusciremo a fare questo, riusciremo a trovare anche la soluzione ad ognuno di questi problemi piccolini e ci tornerà semplice spostare la soluzione del problema in altri ambiti. Quindi io definisco tanti piccoli problemi, ne trovo le soluzioni nelle modalità che abbiamo detto prima, con passione, sognando. Poi questa soluzione al problema sarà mia. Io potrò scontornare le condizioni del contorno e questa sarà la mia soluzione. E potrò quindi applicare altre regole del system engineering, quello si chiama V-model in questo mondo, che ci permettono di definire specifiche, di tirare fuori requisiti e di andare fino in fondo nel processo produttivo. Ma ricordiamoci, se abbiamo trovato tante soluzioni cellulari, riusciremo a costruire un'altra soluzione più grande in un altro ambito. Complicata. Diciamo che alla fine mi direte: ok, Fabio, bello, ma qualche esempio pratico ce l'abbiamo? Proviamoci. Sistema robotico, sistema che fa sminamento, quindi controllabile tramite un'interfaccia con un computer di missione, dotato di un'autonomia, di un'intelligenza. Questo sistema riesce a evitare gli ostacoli, a eseguire la sua missione, a collaborare in sciame. Quello è un esempio di tanti robot che collaborano fra di loro. Ok, dove vogliamo applicarlo? Fabio, dov'è che possiamo trasportare questa soluzione che sembra ormai cucita su questo problema? Su un sistema medicale. Sì, perché una sedia a rotelle che riesce a interfacciarsi con un oggetto che si chiama BCI, Brain Computer Interface, in grado di sentire le onde cerebrali di un malato di SLA, porterà a termine la sua missione in autonomia, dove la missione magari non è cercare le bombe, ma evitare gli ostacoli. Con lo stesso sistema che abbiamo installato sul robot. Altro esempio, sistemi medicali, quindi ma manteniamo il medicale, facciamo il percorso inverso. Sistema medicale che è in grado di rilevare alterazioni con un oggetto chiamato termocamera, quindi rilevare surriscaldamenti superficiali. Bene, questo oggetto permette di rilevare infiammazioni, ma in altre applicazioni ci permette di conoscere delle temperature che ci sono utili per valutare lo stato di usura di un oggetto. Quindi medicale, sembrava tutto assolutamente cucito lì, meccanico, racing. Sistemi avionici, sistemi di collaudo di motori, di aerei, piuttosto che sistemi veramente complessi, con rotazioni elevatissime, coppie elevatissime, su giochi, giocattoli. Smart mobility, non solo giocattoli, ma sistemi di mobilità sostenibile. Quindi spostiamo dall'avionica, sembra strano, passiamo da un aereo a uno skateboard. E poi sistemi di taglio laser, che ci permette di tagliare ad altissima velocità prodotti in linea. Ma il laser a cosa può servirci anche? Beh, io direi che un laser può anche servire a generare emozioni. Come le genererà?
Quindi cosa è successo a quel ragazzino che all'inizio aveva tutti quei sogni? Beh, alla fine non ha proprio volato, però ci si è avvicinato a quel mondo. Quindi che cosa possiamo fare? Ricordiamoci quest'ultima slide. Continuiamo a sognare, continuiamo a tenere la testa fra le nuvole, facciamo rete, uniamoci, dobbiamo farlo. E poi proviamo a fare osmosi di idee, proviamo a risolvere i problemi, non immaginiamo i problemi come grandi, risolvibili, spezzettiamoli, risolviamoli e portiamoli da un'altra parte. Chiudo con una frase che non è mia, ma è di Albert St. George, che è la persona che ha scoperto la vitamina C, grazie alla quale prima si moriva di scorbuto, adesso la vitamina C ci ha aiutato in tanti ambiti. Beh, lui diceva che, anzi vi prego di andare a ricercare Albert St. George e a guardare come ha fatto a scoprire la vitamina C. Lui diceva che la scoperta consiste nel guardare la stessa questione, come fanno tutti, ma a pensare a qualcosa di diverso. Proviamoci.